L'Aquila e Roma City si guardano negli occhi nella 25esima giornata di Serie D Girone F. Padroni di casa attardati di 6 punti rispetto alla squadra di un Roberto Cappellacci, costretto a cercare la vittoria visto il passo spedito delle altre rossoblù del campionato, Campobasso e Samb. Laziali col 3-5-2 che ovviamente non rinunciano a Bomber di Renzo, che con i suoi 16 centri è il capocannoniere del girone. L'esperto Capece giostra in mediana, l'ex Battistoni siede inizialmente in panca, mentre Muraca sostituisce Rimbo squalificato tra i pali. Cappellacci conferma come da previsione il 3-4-3, stavolta sopperendo all'assenza di Del Pinto con Mantini. Per il resto stessa formazione vittoriosa contro la Tivoli. Nel meraviglioso Athletic Center di Riano fischia Filippo Balducci di Empoli. Al terzo minuto dopo angolo l'Aquila può già cambiare volto al match, ma sul traversone dalla sinistra Alessandretti si divora un gol clamoroso spedendo alto il piattone. La gara stenta ad accendersi, con le difese brave a comportarsi al cospetto degli attaccanti. Allora Angiulli prova a stappare la gara dalla distanza, ma il suo mancino finisce fuori dallo specchio. L'Aquila gioca bene fino alla linea mediana e Roma City furba a stoppare il proseguo con falli sistematici che regalano solo calci di punizione agli abruzzesi, che però non trovano le idee giuste da piazzato. Al 36esimo Origlio cade da solo sul terreno e per alcuni minuti rimane fuori per testare la tenuta del ginocchio. Poi, dopo consulto, rientra al minuto 39. Pericolo scampato. Al minuto 41 Marchegiani scambia due volte con Banegas, ma il 10 argentino dal limite non trova lo specchio di un Muraca che deve solo osservare senza patemi. Ma l'occasione per rifarsi, Banegas la trova nel recupero. Al minuto 47 Brunetti tenta lo slalom, poi un rimpallo agevola il possesso del 10 che si aggiusta il pallone e mira l'obiettivo. Roma City 0, L'Aquila 1 e si va a riposo. All'inizio ripresa stessi effettivi per Maurizio e Cappellacci, con Angiulli che prova dopo appena 25 secondi col solito mancino. La conclusione si prende solo l'applauso di incoraggiamento dei compagni. L'Aquila continua a tenere il pallino del gioco, facendosi apprezzare anche in questo scorcio di secondo tempo. Al quarto d'ora l'area laziale diventa un flipper. Prima è Di Santo a trovare il muro, ad impedire il raddoppio, poi Angiulli a cercare la conclusione, ma anche stavolta il pallone viene respinto. Al 22esimo Cappellacci passa a 4 dietro, con Mandrelli che prende il posto di Di Santo. L'Aquila non si mette subito a posto e qualche minuto dopo il Roma City sfiora il pari. Michelin smanaccia male e San Brunetti è lesto nell'andare a respingere sulla linea di porta il tiro arancio-blu. Alla mezz'ora l'Aquila gestisce il pallone in modo meraviglioso, ma sul più bello, nel momento in cui stava per calciare in porta, Marchegiani viene tradito dal manto in erba naturale dell'Athletic Center e Roma City si salva. Roma City che ci prova solo da corner facendo salire lunghi, ma Michelin e compagni sono sempre pronti e attenti. I laziali fanno quello che possono a fine gara, ma è troppo poco per andare a prendersi il pari contro il rossoblù che con la perla di Vanegas si portano a casa 3 punti pesanti dopo 6 minuti di recupero.